I tumori del polmone fino a pochi anni fa venivano considerati una malattia piuttosto omogenea. In realtà si tratta di malattie molto diverse tra di loro, che negli anni scorsi venivano classificate soltanto sulla base morfologica, cioè sull'istologia, in tumori cosiddetti a grandi cellule e tumori a piccole cellule e tumori non a piccole cellule. In realtà questa classificazione, che è molto importante, dava più indicazioni tipo prognostico e su alcune limitate scelte terapeutiche piuttosto che indicarci cosa fare effettivamente per i singoli pazienti. Negli ultimi 10-15 anni le conoscenze della biologia e della patologia molecolare hanno permesso di identificare le alterazioni più sottili a livello di geni e di molecole che individuano tumori del polmone con caratteristiche molto diverse tra di loro. In questo senso, nell'ambito dei tumori non a piccole cellule, gli adenocarcinomi del polmone sono anch'essi un sottogruppo, o meglio, hanno una serie di sottogruppi, tra cui adesso siamo in grado di individuare alterazioni molecolari che sono responsabili della malattia. E avendo a disposizione finalmente, dopo tanti anni di ricerca farmacologica, specifici inibitori come farmaci che bloccano queste alterazioni molecolari, vi sono nuove speranze per la terapia dei pazienti che hanno queste forme di adenocarcinoma polmonare, anche nelle fasi prognosticamente più sfavorevoli, come nella malattia avanzata. In questo senso, vi sono almeno due alterazioni molecolari che ad oggi hanno permesso un adeguato successo terapeutico nell'ambito della cosiddetta personalizzazione dei trattamenti. L'esempio più noto già da alcuni anni è quello delle mutazioni del gene che codifica il recettore e fattori di crescita epidermico o epiderma growth factor receptor, per il quale esistono già in commercio da alcuni anni inibitori selettivi. Questo ha permesso di evitare in questi pazienti, che rappresentano circa il 10-15% dei pazienti con adenocarcinoma del polmone, l'uso della chemioterapia per tempi molto lunghi e in alcuni casi ha permesso anche delle sopravvivenze molto lunghe nonostante la malattia metastatica. Più recentemente, un gruppo di adenocarcinoma del polmone in cui il gene per EGFR è normale sono causati da un'altra alterazione molecolare, un gene noto come ALK, che è alterato nella sua struttura, noi diciamo in termini tecnico riarrangiato, e che causa la malattia. Si tratta di circa il 5, 7, 8% dei pazienti con adenocarcinoma del polmone, ma la notizia buona è che un inibitore selettivo, noto come crizotinib, è in grado di bloccare l'alterazione molecolare che causa la malattia e quindi di avere un effetto terapeutico selettivo e personalizzato per i pazienti che hanno questa alterazione genetica. Questo ha permesso già ora di offrire una valida alternativa terapeutica dopo fallimento della chemioterapia nel paziente con malattia metastatica e con gene ALK riarrangiato, con percentuali di risposta molto elevate, oltre nel 60% dei casi, e soprattutto con durata della risposta estremamente lunga rispetto alle chemioterapie in questa fase e con effetti collaterali molto minori. Tanto che studi clinici attualmente in corso nel mondo stanno valutando se l'uso del crizotinib possa essere anticipato in alternativa alla chemioterapia nella prima linea di trattamento. E il crizotinib è soltanto il primo dei farmaci che bloccano ALK, vi sono altri farmaci già in sperimentazione e sicuramente per quanto riguarda questo tipo di mutazioni si è aperta una nuova era per pazienti che avevano finora una prognosi estremamente sfavorevole. La diagnosi precoce è possibile, ma soprattutto smettere di fumare rimane il primo consiglio importante da dare. Sicuramente la causa principale di cancro del polmone è il fumo di sigaretta e sicuramente il numero di sigarette fumate nel corso della vita, aver cominciato molto presto e fumare per molti anni sono tra le cause più importanti di cancro del polmone, ma non solo, sono anche cause di infarto del miocardio, di accidenti cerebrovascolari e di malattie cardiovascolari gravi. Quindi sicuramente non dobbiamo mai dimenticarci di consigliare come prevenzione primaria di smettere di fumare e quanto più presto si smette di fumare nella propria vita, maggiori sono le possibilità di non avere mai malattie causate dal fumo di sigaretta. Sicuramente nella prevenzione secondaria, cioè nell'individuazione delle lesioni in fase iniziale, quando è ancora possibile trattare chirurgicamente il paziente asportando la malattia polmonare, dobbiamo fare ancora dei passi avanti. Certamente le nuove tecniche diagnostiche, utilizzando soprattutto
la TAC di nuova generazione, cosiddette TAC a spirale, che permettono di individuare lesioni anche molto piccole, sta offrendo una valida possibilità di utilizzare questa metodica nello screening, anche se nella popolazione generale non è ancora da consigliare, ma inizia a essere consigliabile nelle popolazioni a rischio, tipo i forti fumatori dopo una certa età, dopo i 40 anni, anche se purtroppo non ha la stessa sensibilità e specificità che si è avuta in altre malattie per quanto riguarda gli screening per la prevenzione secondaria. Basti pensare alla mammografia bilaterale nelle donne dopo i 50 anni di età e la riduzione quindi della mortalità per cancro della mammella. Perché questa decisione dell'AIFA è così importante per i pazienti? È importante perché questo farmaco, il crizotinib, che è un farmaco molto attivo nei tumori polmonari che esprimono un'alterazione genetica di un gene denominato ALK, è un farmaco attualmente disponibile negli Stati Uniti e in Europa e non lo era ancora in Italia per la parte legata alla burocrazia necessaria affinché il farmaco poi andasse in commercio. E quindi l'Associazione Italiana di Oncologia Toracica, AIOT, ha fatto richiesta al Ministero e in particolare all'AIFA di poter inserire il farmaco in una lista di farmaci chiamata secondo una legge, la 648, che permette quindi da subito, in attesa poi della registrazione finale, quindi l'immissione in commercio finale, nel poterlo distribuire, darlo gratuitamente tramite chiaramente gli ospedali ai nostri pazienti. E quindi bisogna ringraziare l'AIFA per questa decisione, perché ci consente di trattare al meglio i pazienti con questo particolare tipo di tumore polmonare. Chi può usare questo farmaco e quali benefici ha? I pazienti che hanno un tumore del polmone non a piccole cellule, che poi è circa l'80% dei tumori polmonari, c'è un gruppo che è intorno al 6-7% che hanno un'alterazione genetica di un gene che si chiama gene ALK, e questa alterazione genetica rende il tumore particolarmente sensibile a questa classe di farmaci che si chiamano appunto inibitori di ALK, e in particolare diciamo questo farmaco, il crizotinib. E in questi pazienti il farmaco è molto attivo e abbiamo una percentuale ad esempio di regressioni tumorali che sono intorno al 60-70% rispetto a quello che vediamo normalmente con la chemioterapia, dove ci attestiamo intorno al 20%, e anche l'aspettativa di vita è nettamente migliorata perché abbiamo un raddoppiamento dei tempi di sopravvivenza, e soprattutto essendo il farmaco anche meno tossico rispetto alla classica chemioterapia, un netto miglioramento, un grande vantaggio in termini di qualità di vita. Oggi questo farmaco viene utilizzato dopo la chemioterapia, la sfida invece sarà di utilizzarlo già in prima linea? Oggi l'utilizzo, come lei ha detto, è in seconda linea, cioè i pazienti dopo che hanno fatto una chemioterapia che poi a un certo punto non funziona possono ricevere, rispetto a quello che si faceva prima, altra chemioterapia, questo nuovo farmaco. Ci sono già degli studi in corso importanti, a breve conosceremo i risultati, che tenderanno proprio sulla scia di quello che accade per altri farmaci cosiddetti intelligenti biomolecolari, a utilizzare in questi pazienti che hanno tumore con alterazione genetica di ALK, di utilizzare il crizotinib direttamente in prima linea, quindi come primo approccio, primo trattamento in sostituzione della classica chemioterapia.
Con queste nuove terapie, con questa decisione dell'AIFA, come cambia anche lo scenario diagnostico? Quali sfide apre? Lo scenario diagnostico cambia perché si include una valutazione genomica, molecolare, di quel tessuto che fino ad oggi è servito per fare una diagnosi di tumore polmonare. Oltre all'analisi istologica, si vanno a valutare la presenza di alcune mutazioni in alcuni geni che sono espressi dal tumore polmonare. Questo test, che oggi esiste sia per un fattore di crescita che si chiama EGFR, che ha già dei farmaci in commercio, ed oggi si apre per i pazienti che presentano questa traslocazione del gene ALK, per cui è previsto l'utilizzo di questo farmaco crizotinib, introduce sicuramente la possibilità per i pazienti responsivi, per i pazienti positivi, di utilizzare farmaci molto più attivi della classica chemioterapia, molto meno tossici, a domicilio, per bocca, in un rapporto con le terapie molto migliore di quello che è stato finora. Ma i pazienti, tutti i pazienti possono accedere a questa diagnosi o bisogna avere la fortuna di capitare nel centro giusto? Sicuramente i centri di biologia molecolare e anatomia patologica che abbiano centri molecolari non sono ancora così diffusi in tutta Italia, così come i centri che fanno diagnosi istologica. Diciamo che ne esistono circa 40 in Italia e ad essi si fa riferimento, quindi comunque ci può essere un disequilibrio, ma insomma sarà compito degli oncologi che gestiscono il territorio e che gestiscono i loro pazienti sul territorio creare dei sistemi di collegamento efficaci fra l'oncologia che deve curare e il laboratorio che deve diagnosticare. 31 maggio, giornata mondiale per la lotta contro il fumo. Perché è così, ancora così attuale consigliare alle persone di smettere, invitarle a smettere di fumare e soprattutto di non iniziare? Perché nonostante le ricerche per quello che riguarda la prevenzione terziaria, cioè la cura, noi siamo ancora molto indietro sul debellare e sul curare efficacemente questa malattia per tutti i pazienti. Quindi a oggi abbiamo, con tutti i divieti per legge, circa il 24% della popolazione italiana che fuma. Questo è un dato molto negativo perché il fumo è portatore di tantissime malattie ed è in grado di accorciare mediamente 10 anni la vita del fumatore. Quindi è estremamente importante, peraltro nel cancro del polmone c'è una diretta correlazione con tutto questo, è necessario che o il soggetto non inizi mai a fumare o se il soggetto che inizia a fumare all'età di 14-15 anni, come avviene normalmente, capisca qual è il rischio che corre e che smetta precocemente. Questa età è stata stabilita rispetto agli anni passati, non è più così possibile fumare e poi smettere per non ammalarsi. È stato valutato che l'età giusta potrebbe essere quella dei 30 anni, quindi non bisogna fumare. Se si inizia a fumare bisogna smettere precocemente. L'età dei 30 anni è un'età di sicurezza per evitare, specie nelle giovani donne, che questa malattia insorga.